Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Kena Bridge of Spirits. Nell'ultimo video abbiamo sconfitto il secondo boss di trama, l'artigiana corrotta, tra l'altro bellissima boss fight secondo me. Ho consegnato un po' la posta spirituale, abbiamo preso qualcosina e oggi dobbiamo andare avanti. Prima di cominciare mi raccomando lasciate un like per supportare il canale e iscrivetevi se volete seguire tutti i miei contenuti. Mi ero fermato prima di una mini boss fight. Tra l'altro, boss che abbiamo già visto, che è il K, quello che va sottoterra per intenderci, ci lancia le cose. La roba scomoda di questo punto è che lui si sposterà, vedete, nei vari punti che vediamo là: 1, 2, 3. Quindi bisognerà lanciare la freccia per andare lì, sperare di fare in tempo a colpirlo, perché nel mentre ci saranno i soliti nemici a cagarci il cazzo. Il problema è che spawnano all'infinito, continuano a uscire all'infinito e non c'è modo di fermarli. Non mi ricordo se poi si potrà distruggere quello, sinceramente. Comunque vediamo. Ste parti sono quelle parti, secondo me, deboli del gioco. Quelle parti fatte un po' giusto per dare fastidio. Vabbè, i danni sono. Me ne faccio uno sfacelo, però vedete? Qual è il problema sostanzialmente? I nemici sono tanti, devo capire dove esce poi, eccolo. Ma non so se faccio in tempo. Vedete? È una gran rottura, sti pezzi li hanno veramente gestiti male. Io non so per quale motivo li abbiano gestiti in questa maniera. Non sono affatto divertenti, perché quando iniziano a spawnare nemici all'infinito. No, anche qua vedete non ho fatto in tempo. Ok, buono. Ok, sì, ho fatto veloce. Il trucco appunto era martellare lui. Però è scomodo appunto per il discorso dei nemici che vi sparano da tutte le parti. Cosa devo fare? Ah, adesso. Ok, lì. Allora, questo non mina all'esperienza fantastica che è Kena Bridge of Spirits, secondo me, però non è un difetto da niente. Questa roba dell'abuso dei nemici, colpi da tutte le parti, colpi da fuori dallo schermo, che a difficoltà elevata è ancora di più un problema. È un po' artificiosa, no, come difficoltà. Perché anche se siete bravi, un colpo vi entra, magari quel colpo vi uccide. Vediamo cosa c'è da fare. Allora, potrei andare là, non mi ricordo se sono stato là. Non mi ricordo se lì c'era la corruzione, probabilmente sì. Qua abbiamo preso tutto. Perdonatemi, faccio un rapido check, anche per riorientarmi un attimo. Da qua riesco? Da qua non me lo fa fare. Ah, ad esempio qui c'è da consegnare la posta spirituale, ma no, non ce l'ho ancora, come potete vedere. No, non ce l'ho. Qui ci dovremmo tornare. Ma vai, affanculo. Ci dovremmo tornare. Facciamo così, va. Ok, sì, qui avevo preso tutto. Ma a questo punto, ragazzi, possiamo andare avanti. Non c'ho un fiore per andare velocemente di là. No, devo farmi. Ascolta, se c'è qua il fiore vuol dire che ci deve stare anche dall'altra parte. Vedete qui in alto?
O sono cieco io, cosa probabile, però io non lo vedo. No, se ne perdiamo tempo, dai, facciamo così. Faccio il giro che faccio prima. Ho cambiato la PS5, ho impostato le cuffie, spero si senta tutto bene. Dopo controllerò quando pubblicherò il video, ma dovrebbe essere tutto a posto. Eventualmente facciamo così. Allora, un secondino. Vediamo un attimo le sfide. Queste le avevo completate tutte tranne questa. Cosa che mi mancava? Ah, non subire danni, ma qua era un casino, vero? Queste sono carine, ragazzi. Eventualmente ce le facciamo nel prossimo video. Adesso, o a fine video, vediamo. Andiamo un po' avanti, va? Sì, buonanotte. Sapete perché ho schiacciato R2? Perché si interagisce in Stellar Blade con R2. Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Adira knew she was powerless to stop the poison, but she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Una specie di creatura. Vedete, non posso dirvi niente in merito. Was there no way to drive it out? You were not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi, bel personaggio. I personaggi, sì, avrebbero potuto dargli più spessore, effettivamente. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Look for Toshi in the village leader hall, along the path to the mountain shrine. Eccola qua, maschera di Toshi. Toshi will not move on quietly. Make sure you are prepared before conf. È forte. Beh, penso immaginate che sarà il prossimo boss, no? Ora abbiamo, come potete vedere, varie scelte. Dove andare? Vediamo, andiamo prima di qua, va. E ogni sentiero ci condurrà a un boss diverso, eh. Tra l'altro sono molto belli i boss che andremo ad affrontare adesso, ragazzi. Davvero molto molto belli. Perché non posso andare di qua? No, sì. Strana sta cosa. Ci devo tornare dopo? Mi ricordavo se potessero fare in qualsiasi ordine. Che pirla. Forse devo. Allora. Questo spezza la corruzione, probabilmente. Infatti, perdonatemi. Dovrebbe aprire anche i tre portali al di là, in teoria. Vediamo se ho ragione. No, non sono convinto, devo dire la verità. No, c'è ancora. Fatemi controllare prima che vado per. Fatemi andare un attimo avanti, va. Che qua poi ci sarà la boss fight. Qui più avanti.
Sì, prima di qua devo andare, è vero. In teoria. Maschere sono tutte veramente fighe. E anche qua ha visto un flashback di quello, un riassunto di quello che è successo, You have come far, spirit guide. But what is it that you truly seek? What are you hiding? Why are you here? I can feel your true intent. You pretend to care for spirit, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me. Non ho mai capito appieno questa scena, sinceramente, nel senso non so se l'abbia uccisa, non mi ricordo, tutta onestà. Tra l'altro a livello di gameplay, tra un po' sbloccheremo un'altra abilità. Per poter contrastare Toshi. Vedete, qui è come se fosse nell'aldilà, comunque gli spiriti. Che bella che era da piccolina. Avete visto? Il potere nuovo di cui vi parlavo. Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. You was able to push me from his memories.
Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. Cosa molto importante, ha distrutto una creatura sacra e interrotto il ciclo naturale della terra. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Eccolo qua. Hai preso l'abilità scatto. Mentre tieni lo scudo con L1, premi R1 per eseguire uno scatto. Usa lo scatto per evitare gli attacchi e attraversare i varchi degli spiriti. Uno scatto consuma l'energia dello scudo. Lì quindi è come se Toshi l'avesse quasi, diciamo, uccisa. Io almeno l'ho interpretata così. Lei era tra la vita e la morte, però appunto grazie a questa abilità è tornata nel regno dei vivi. Percorro il sentiero del creatore di maschere per cercare le reliquie di Toshi. Toshi, vabbè. Eccoci qua, ecco perché, vedete, ora possiamo andare. Vedete, consuma l'energia dello scudo, quindi fate attenzione. A parte che è un'abilità che non uso spesso, ci sono alcuni colpi dei, da adesso in poi, dei boss che affronteremo, che vanno necessariamente evitati appunto utilizzando lo scatto. Vediamo che sentiero ho preso. Ah, speravo di no, almeno ce lo leviamo. Ecco, questo, il sentiero del creatore di maschere, non mi piace il boss che c'è qua. È uno dei pochi boss che non mi piace del gioco, ragazzi. Invece gli altri due boss degli altri due sentieri li trovo magnifici. Tra l'altro non dovrebbero esserci con i collezionabili. Ah no, cazzo, come non detto. Questo qua è un portiere maledetto. È l'ultimo. Ah. Vado a scappare la bolla. Ah, ecco. Questi necessariamente, ragazzi, vedete che sono in un'ombreggiatura. Per poterli colpire. Ma perché ho così poca vita? Devo utilizzare necessariamente lo scatto, vedete? Faccio così perché ho poca vita, non voglio rischiare. Quando vedete quei nemici, tra l'altro questi qua sono nuovi, quei nemici in ombra, dovete per forza usare l'abilità, lo scatto, che ho appena sbloccato. Questo in teoria era l'ultimo forziere maledetto. Era il forziere maledetto, no? Sì. Oddio, ma che bug è? Venite di qua. Ah, è vero, qua c'era il problema, poi che... Vediamo un attimo. No, di qua no.
Adesso è un po' una rogna. Perché siamo a bassa vita, non so per quale motivo, non mi ricordo. Forse per la zona che appunto è corrotta. Questo pezzo è una bella rottura. Ah no, non so. Questi qua mi mandano a bassa vita. Merda, merda. Bisogna farli fuori velocemente. Io li odio, gli stregoni, come sapete. No! Dovrebbe uscirne un altro, in teoria. No! Aia, questo è male. No. Perdonatemi, sono un attimo in crisi. Facciamo così. Ah. Potrei utilizzare quello, ma no. Ah. Dovrebbe mancare. Ah no? Ricordavo ce ne fosse un altro, forse a difficoltà alta c'era un altro di quegli stregoni là. Ok, questo lo devo spostare. Fatemi capire dove però. Qua. Qua lo devo spostare. Nel mentre guardo un secondo. Giro, ah, no, devo aspettare che finiscono l'azione, perdonatemi. Facciamo riposare il coso. Ok, perfetto, si va avanti di lì, prima andiamo un secondo di qua. Ma non c'è nulla. Non vedo una cippa. Sembra strano che mi fa venire qua. Per niente. Cioè che mi ha fatto venire qua in alto per prendere niente. Mi pare molto strano. Infatti, mi pareva strano. Poi capita che a volte vi fanno andare nei punti per nulla. Ma non era questo il caso. Vediamo cosa c'è. Infatti, posto spirituale. Vorrei buttarmi giù per velocizzare, ma poi si muore, quindi direi anche no, tanto facciamo così. È vero che non serve attutire così, devo fare la schivata all'ultimo per attutire la caduta. Qui dentro. Posso andare lì? Quasi mi sembra che ci sia, mi pare ci sia qualcosa. Quindi andiamo avanti. Posto spirituale me ne manca uno. Quindi utilizziamo lo scatto per andare là. C'è subito il boss, mi sembra strano. Vediamo se facciamo in tempo a vederlo il boss. Penso di sì. Spero almeno. Ci arrivo di là. Ok.
Sembrerebbe un po' lontanino. Ok. Spero veramente stiano lavorando a Kena Bridge of Spirits 2, perché è un gioco veramente fantastico, l'ho già detto più volte. Poi ovvio che l'ha giocato alla veloce, superficialmente, può dirvi che non è un granché, invece è un grandissimo gioco, per me è un piccolo capolavoro. Combat system già detto va benissimo, anche le abilità non devono essere troppe, perché altrimenti dopo vai a incasinare solo il gameplay. Mi sa che siamo quasi al boss, di già. Ops. Ok. Ricordo che è molto importante assorbire con lo scudo le robe lì, mi sfugge sempre il nome. Oh, ma l'ho colpito 6 volte, cazzo! Allora, facciamo così, 1. No. Vieni, Peppino. Bravo. Martello rot, boom. Palladi abbastanza. Lo scatto lo posso usare anche per interrompere le abilità nemiche, se non sbaglio. Vediamo un attimo. Vedete? Non tutte, non mi pare funzioni su tutte. Non interrompe tutti i colpi. Cioè, non siete obbligati a utilizzare lo scatto, ripeto. Salvo quando ci sono alcuni colpi che vi mostrerò avanti, dove appunto bisogna utilizzarlo. Ah, sono un coglione. Non ho fatto il doppio salto, perdonatemi. Allora, qua era un bel casino, se non ricordo male, vediamo. Ma dai, ma Kena, cazzo! Che ho perso tempo adesso. Scusate un secondo. Mi è venuto un dubbio. Quei cosi là in alto, non ditemi che devo farlo a tempo da qua, almeno spero. Ah, questo era un pezzo abbastanza rognoso, eh. Dai. Vedete perché? Non è così semplice. Ok, pensavo di avere meno tempo, meno male. Tac, tac. Perfetto. Ah, qua c'è un santuario dei fiori, eh. Qua c'è il boss, raga. No, 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 non è, non era qua in stare piccola così. Ops. No. Ok. Adesso utilizzo lo scatto. Vedete? Serve quello per forza. Merda. Questo potrebbe essere un problema. Schivata all'ultimo, buona. No. Via. Ah, ho cagato.
Ah, non l'ho preso. La corruzione stava andando dentro in pieno. Ah. Dai, attacca, stronza. Dai. Boom. Si può attaccare anche in aria, vi ricordo, se volete. Adesso andiamo a prendere subito il robot, se non mi dimentico. Che cazzo. Che pirla, devo utilizzare la goccia. Ma dov'è che è? Ah, non da qua. Oh sì. Qui. This could have been Zaju's workshop. These tools look like the ones he carries. Filmatino in più. Vi ricordo che questi sono missabili. Bello il design dei personaggi, sono molto belli secondo me esteticamente. Facciamo questo. Quanto siamo di video? Già 32 minuti. Il boss dovrebbe essere lì. Cioè non dovrebbe mancare tantissimo. È un po' scomoda questa boss fight che andremo a vedere. Ripeto, una delle poche che... Oh cazzo. Ah, ok, posso farlo anche da qua. Mi sembrava strano. Di qua, per forza. E giustamente anche qui qual è il problema di sto boss fight? Che ci saranno i nemici a dar fastidio. Fortunatamente una delle tre non ci sono i nemici a rompervi i coglioni. Ah, non me lo ricordo questo, ragazzi. Qui ci sarà la boss fight, come vedete l'area è un po' più grande. Non mi ricordo l'ordine. Ah, ok. Quella 2. C'entrano i colori. Vedete che figo? Questa qui quindi va là. Vedete? Io l'avevo fatto a caso perché non capivo, non avevo utilizzato la maschera. Vedete che è importante utilizzare la maschera? Quindi questa va sicuramente qua. Se sbagliate, occhio perché escono i nemici a ogni sbaglio. Quindi questa va lì e l'altra va di là. E dopo ci sarà la boss fight. Ok. E l'ultima. Sta boss fight è un po' una rogna. Non mi ricordo neanche benissimo il moveset, per dire il vero, del boss. Questo, ripeto, è uno dei pochi boss del gioco che mi ha lasciato un po' così, Figo è tutto, perché è figo.
però di sicuro non è tra i miei preferiti. Creatore di maschere, vediamo. No. Ah. La rogna che crea anche i nemici, come potete vedere. No. Barbone. È un continuo scomparire, vedete, dà molto fastidio. Vediamo se riesco. Ottimo. Queste sono una mano dal cielo, ve lo dirò sempre, le bombe rotte. Ah, no. Guardate che bel moveset che ha, però. L'ho stordito. No. L'ho cagata lì. No. Non mi ricordo cosa devo fare. Cioè, devo beccare quello giusto, a dire il vero. No. L'ho parata di culo. Ah. Facciamo così, va, puro. Ha ricreato i creaminchia, che sono morti in un sol colpo. Dovevo colpirlo là. Oh, lì dovevo usare la roba lì, la schivata con L1 R1, per intenderci. Curati. No. Volevo fargli una parata perfetta, ma è rischioso, è rischioso. No, non voglio morire adesso, dai. Ci deve essere uno. Non mi ricordo qual è quello vero, come si fa a capire qual è quello vero. Ah. Non me lo ricordo sto colpo. Ok. Chiusa la boss fight. C'era un modo per interrompere quel colpo, ragazzi. Se faccio delle filmate poi vi dico. Ma ricordavo peggio, effettivamente forse la difficoltà maestra è una rottura di coglioni. Dicevo, non mi ricordo se là bisogna colpirli in ordine quelli per interrompere la mossa, non mi ricordo proprio. Ed ecco la prima delle reliquie, incenso. C'era un modo però per interromperla. Benissimo. Allora, adesso andiamo a parlare con lui, però andiamo innanzitutto. Che meraviglia, cioè, guardate qua. Graficamente sto gioco è uno spettacolo. Oh, un amuleto, un ciondolo. Resilienza. Ma sapete che forse questo non l'avevo preso nemmeno nella mia memoria? I danni del bastone aumentano moderatamente per 8 secondi dopo aver subito un danno. Perdi tutto il coraggio all'ultimo colpo. Cosa vuol dire però? All'ultimo colpo di cosa? Alcuni non sono spiegati bene, non si capiscono bene. Allora, prima di parlare con lui, andiamo a utilizzare il punto di meditazione per allungare la nostra vita. Tac.
Le prossime due boss fight, ragazzi, sono bellissime. Veramente molto belle. Cioè, questa non è che è brutta, è una di quelle però che a me personalmente piace meno, come già ho detto. Avete visto quando ho fatto quel colpo? Non sono stato abbastanza reattivo, per evitarlo dovevo per forza usare lo scatto, quando ho fatto l'onda d'urto. I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. I knew Toshi since he was. He cared Ok, deeply. ripeto la stessa cosa. E mo per andare indietro? Cioè, mi devo rifare tutto il percorso? Mi sembra strano. Che pirla. Quando uno è pirla, è pirla. C'è il qua. Perfetto. Curvatura. Allora, noi abbiamo preso una posta spirituale, o sbaglio? Qua. Però possiamo farla anche poi, ragazzi. Io direi di iniziare già un altro percorso. Andiamo qua. Non manca tantissimo, ragazzi, alla fine della serie. Anche perché poi veramente dopo potrò andare un po' più spedito con Ni No Kuni, che è lunghissima, perché sennò non me la cavo più. Non ero stato qua? Mi sono perso un po' di cose, eh. Qua evidentemente non ero venuto. Vediamo sui nostri passi, va, prima che mi perdo. Non mi ricordo neanche là in alto, mi sa che sono andato, eh. Tra l'altro non mi ricordo che strada io debba fare per arrivare là. Da qua. A parte che potrei anche farne a meno di prendere quello, dirvi la verità. Qua. Oh, visto che siamo qua, dai. Questo dovrebbe essere il percorso del guerriero. Tra l'altro fighissimo, e il boss è stupendo. Se mi ricordo bene, dovrebbe essere quello del guerriero. Sì, sentiero del guerriero. Ecco, come potete vedere, questo è molto semplice. Dovete vedere le stelle 1, 2, 3. Quindi l'ordine sarà 1, 2 e 3. Questo non era facilissimo, eh. Questo era un bel casino. È che innanzitutto mo escono. Ma io non volevo più a quello. Ma che odio veramente, che ho, quanto li odio questi. Questi
i mortacci loro. Sì, che palle. Vedete qua, poi è in un'area piccola, si schiva e si va giù. Certe cose proprio le hanno gestite veramente, non so come hanno fatto a gestire in questa maniera. Vabbè che io ho sbagliato io la schivata, va bene, non dovevo schivare a sinistra ma a destra, ok. No, il boss comunque il prossimo lo vedremo nel prossimo video, che non faccio in tempo. Ecco qua, non mi ricordo come si fa. Datemi un secondo. Perché qua... qua devo lanciare e andare via, lanciare e andare via, in teoria, se non ricordo male. Allora, uno, via, poi, due, via, tre, e adesso? Ah, così, ok, vedete. Il trucco è non farle scoppiare insieme, perché altrimenti non va bene, no? Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Io sbagliavo perché cosa facevo? Le facevo scoppiare subito. Invece dovete farle scoppiare da sole, perché altrimenti non fate in tempo a arrivare qui in alto, in teoria. Quest'area non mi piace. Corruzione. Via. No, l'ho missato, cazzo! Ok. Perfetto. No. È morto? No. Sì, potete anche effettuare una combo dopo lo scatto, se volete. No, ho parlato malissimo. Cioè, dopo lo scatto potete anche premere R1, no? Per fare la combo. Allora, quello. Qua c'è un ordine, vi dovete posizionare sulle robe, però non mi ricordo l'ordine. Ad esempio, qua. Vedete? Questo è 4, l'ultimo che va attivato, mi sa, e dovrebbe essere quello. Fa vedere le stelle che si illuminano, no? Vedete? Allora, questo lo spostiamo qua per andare sopra. E intanto ciò che ci sono, fatemi vedere questo quale sarebbe. Questo è il 2, vedete? Quello, quello lì. Quindi potrebbe essere 1, 2, 3, 4 oppure 1, 2, 3, 4. Non mi ricordo l'ordine, vabbè. Adesso vediamo un attimo. Carini questi puzzle ambientali, eh? Non sono così difficili. Questo è il 3. Il problema è che per farlo devo essere per forza sulle piattaforme, dite. Allora, dovrebbe essere 1, 2, 3 e 4. No, vedete? Non devo necessariamente essere sulle piattaforme. Le piattaforme vi servivano per vedere appunto, vedete? Questa era la prima. Per vedere l'ordine. Non mi pare ci sia nulla da prendere qui. Sembra, quindi possiamo anche andare avanti, eh. Fatemi solo vedere una roba al volo. No, no, non faccio neanche a fare vedere il boss sto giro.
Lo vediamo nel prossimo video, non è un problema. Ah, vi ricordo che sul canale ho fatto tutte le boss fight del gioco No Damage. Se siete interessati, c'è l'apposita playlist. Aspetta un attimo, mi sono perso un attimo, non voglio parlare. Si scende andando avanti lì. Però scusate un attimo. Quello. Questo ci porta indietro, non ho mica capito. Non sto capendo. Mi sembra che si andava avanti di là, di quello che cazzo andiamo. Questa è un'area opzionale, almeno credo. Guarda cosa bella, si possono distruggere anche con lo scudo, vedete? È molto più comodo, si risparmiano frecce. Buongiorno. Quella che vi butta al di là. Non riesco più a continuare la combo. È giunta l'ora di sbloccare qualche abilità, ragazzi. Prima della fine del video ci andiamo a sbloccare qualcosa. E vedete, sì, quest'area è opzionale perché là c'è la posta spirituale. Ah, qua posso interagire. Perhaps this was a place of reflection. Anche qua un altro filmatino missabile. Come l'ha dato? Scusate, no. Ah, ok. Qua Toshi ancora quando non era corrotto. Come vi dicevo, è molto frammentata la storia. Avrebbero potuto, secondo me, narrarla meglio. Poi è bellissima perché è bella, però è tanto frammentata. Posto spirituale. Perfetto. Da. Questo è un cappello? Sì. Samurai. Quindi, adesso dobbiamo ritornare su. Infatti per andare avanti mi devo buttare giù. 53 minuti, ragazzi. Siamo addirittura d'arrivo. Allora. Andiamoci giù. No, sono un coglione. Farò mai in tempo, la puttana di... Sono un coglione, devo farlo dall'alto, mi sembra. Ah, a posto, ok, me l'ha preso. Va bene così. Perfetto, uno. Qua. Due. E qua. Lì devo andare. No, non me l'aspettavo. Dai, mo. Altrimenti qua cadevo un'altra volta. Oh, siamo al boss, ragazzi. Ma mancano 5 minuti, non voglio iniziare adesso la boss fight, non avrebbe senso, ve la voglio fare godere. E la boss fight avverrà appunto qui, in quest'area qua, come potete vedere è anche abbastanza grande, eh.
Non mi ricordo se fa uscire i nemici, forse sì, e tra l'altro sono i dannati samurai che io odio. Però per quello poi usiamo le bombe rotte, appunto. Col tempo, per fermare il tempo, ucciderli facilmente. Che belli i rotti dentro lì. È appunto il simbolo che si illumina sulla mano di Kena. Allora, prima di chiudere il video, vediamo un attimo qua. Inizio combattimento con un'azione rotta disponibile, può essere molto interessante, questo ce lo prendiamo. Questo è anche interessante, quando lanci una bomba questa si divide e si attacca ai nemici vicini. Questo è devastante, le bombe ora schizzano quando sono attaccate a un nemico, aumentando temporaneamente i danni che il nemico subisce dagli attacchi in mischia. Questo è molto buono, ragazzi. Però aspetto a prenderlo, sinceramente, facciamo già abbastanza danni adesso, devo dire. Prendiamo questo, va, aumentiamo le frecce a 5. Per il momento mi fermo qui. Qua volendo potete trasportarvi indietro, ma la posta spirituale la posso consegnare anche poi. Ok. Bene. E dai, un po' siamo andati avanti. Allora, salvo la partita. Perfetto. Spero che questo video di Kena Bridge of Spirits vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima per continuare. Bella lì.